Ragazzi, ci siamo lasciati la scorsa settimana con la top 10 delle auto usate per il 2024. Ragazzi, mi raccomando, andate a vedere il video se non l'avete visto, quello precedente ve lo lascio in descrizione. Oggi completiamo la classifica con altre 9 vetture, questa volta dai 160 cavalli per arrivare fino a 210. Mi raccomando, non perdetevi l'ultima perché è una vera chicca. Come detto, la prima auto ha 160 cavalli e parliamo della MG TF, auto poco conosciuta, poco diffusa, che però è interessante soprattutto se vogliamo distinguerci un po' dalla massa e quel segmento un po' diverso. Non ci sono tanti pezzi di ricambio, sono un po' delicate di meccanica, ma con i giusti accorgimenti è un'auto davvero interessante. Adesso ragazzi arrivano due auto davvero molto belle, entrambe 163 cavalli, che mi piacciono davvero molto. La prima è la SLK 200, proprio il 163 cavalli, come detto, molto interessante, un giusto compromesso di potenza e diciamo consumi, cavalli e costo di mantenimento, insomma non costa tantissimo di bollo, qualcuna magari già inizia ad avere poi la sua età, quindi quasi iscrivibile ASI. La terza di questa classifica, ragazzi, sempre 163 cavalli, una fantastica Porsche, la 944. Ovviamente questa ha anche un'età maggiore, possiamo assolutamente iscriverla ASI, è un motore molto piacevole, un 2.5 aspirato, benzina, bello maschio, senza controlli, senza niente, proprio per chi vuole divertirsi. Passiamo adesso invece in casa Italia con Alfa Romeo, questa volta per soddisfare le esigenze di quelli che vogliono un'auto diesel. Giulietta, 2170 cavalli, un bel motore, bello corposo, il 2170 cavalli sono davvero abbastanza e tendenzialmente queste auto si vendono anche abbastanza accessoriate, quindi riusciamo ad averle con un bel equipaggiamento di serie, sfruttabile tutti i giorni, ma se schiacciamo per un bel sorpasso riusciamo a farlo tranquillamente grazie alla tanta coppia del motore. Sempre restando in casa Alfa Romeo, però stavolta motori benzina, passiamo alla Mito quadrifoglio verde, sempre 170 cavalli e anche qui ne possiamo trovare alcune, diciamo che segmento inferiore perché un segmento B non C, quindi come equipaggiamento potrebbe non essere all'altezza, però se vogliamo un'auto più leggera, un po' più maneggevole alla guida benzina, questa sicuramente può fare al caso vostro. Ma adesso torniamo con un altro diesel, uno dei veicoli più conosciuti diesel, ovviamente il 320D della BMW. Parliamo di 177 cavalli, un'auto che può essere magari più mirata a un pubblico che vuole un'auto comoda da tutti i giorni, da viaggio, che sia capiente anche nello spazio, comoda da guidare, con più porte, ma c'è anche la versione coupé un po' più sportiva, a tre porte, che io preferisco. E ovviamente con 177 cavalli, con poco riusciamo a darle un bel brio in più. Ora ragazzi torniamo un po' indietro nel passato con una bella Maserati biturbo, 180 cavalli, andiamo a fare compagnia a quella che è la Porsche 944, quindi vedete un po' voi cosa preferite, se è la sportività aggressiva della Porsche o magari un elegante scattante Maserati biturbo. Ci stiamo avvicinando alla fine della classifica ragazzi, perché all'ottavo posto troviamo la Mini Cooper S. La versione che avrei scelto per questa classifica è la 184 cavalli, rispetto alle generazioni passate da 174-75 cavalli, questa qua ha degli accorgimenti, ancora meglio se fosse magari la versione da 190, ma lì con i prezzi andiamo a salire tendenzialmente poi sopra i 10.000 euro. Invece con questo range di prezzo riusciamo a trovare la Mini Cooper S 184 cavalli, ci sono tantissimi colori, tantissime variazioni estetiche, ed è un'auto a mio avviso molto divertente come segmento B a trazione anteriore, go-kart, bassa nell'impostazione di guida, proprio anche il cambio bello maschio con innesti secchi, mi piace. Parlando sempre di auto ragazzi, vi rubo ancora 30 secondi per parlarvi di GoinRent, l'agenzia noleggio per cui lavoro. Trattiamo auto di tutte le marche e ovviamente di tutti i segmenti, dalla più piccolina per la città fino ai SUV per i grandi viaggi. Se avete piacere di approfondire il mondo del noleggio a lungo termine, vi lascio la mia mail personale giuseppe.serra@goinrent.it. E vi allego anche il link del sito, così potete guardare alcune delle offerte che proponiamo. Abbiamo tutti i mezzi per soddisfare le vostre esigenze. I costi sono quelli scritti, non c'è niente di nascosto, è tutto molto cristallino e mi raccomando, se siete interessati scrivetemi una mail e ora continuiamo con il nostro video. Ma adesso ragazzi, siamo arrivati all'ultima della classifica e vi stupirò dicendo che è un'auto diesel, perché sì, quest'auto qua ha motorizzazioni sia benzina che diesel, ma sono sicuro che la versione diesel è quella più azzeccata. Certo, il titolo è auto sportive, quindi magari potrebbe essere un po' fuorviante, però parliamo di Alfa Romeo Brera.
abbiamo la possibilità ovviamente di avere il 2.2 GTS benzina, bello, 185 cavalli, ma che solo su numeri non è molto molto prestante, mentre il 2.4 diesel da 210 cavalli ha tanta coppia e sicuramente ha una spinta diversa. Anche qui abbiamo veramente tantissime opportunità, perché sono auto che uscivano con magari il tetto, insomma tantissime option all'interno, ed è un'auto che è fatta bene proprio anche negli interni. È molto bella, particolare, sono quegli anni in cui Alfa comunque con la Brera è riuscita a tirare fuori un prodottino interessante, bello. Può piacere, può non piacere esteticamente, ma quel motore 2.4, 210 cavalli, è sicuramente la loro perla. Come sempre ci vediamo il prossimo lunedì con un nuovo video.